Bene, amici, di nuovo un abbraccio e un saluto da parte mia a questo ennesimo appuntamento di Pensiero Massimo. Ancora un altro percorso itinerante, e abbiamo voluto come dire, festeggiare la vittoria del derby venendo a trovare eh, un negozio come dire, particolare: nel senso che eh, si chiama Il Grillo Parlante in Via Rosellini, un sexy shop. Eh, noi siamo all'interno per registrare questo eh, momento e quindi, come dire, facciamo festa, insomma, in sostanza, eh, anche rispetto al momento che il Pisa sta vivendo e anche alla bella eh, vittoria. La telecamera del nostro eh, poi Vannozzi vi farà vedere i particolari, ovviamente, eh, cosa si tratta, di cosa. Eh, si trova e cosa occorre eh, venendo qua dentro. Penso che chi, mi, che chi ci ascolta lo sa eh, benissimo. Le immagini parlano ovviamente da solo, non c'è bisogno di promuovere o di sottolineare. È un ambiente sobrio, l'amico Alessandro gestisce con serietà e sobrietà eh, questo appuntamento sicuramente piacevole, e quindi vi consiglio quantomeno di venire di venirla a trovare e di e fare. Una chiacchierata con Alessandro, in questo punto vendita. Ovviamente, l'opportunità da parte nostra per dire: vedete anche il nostro modo, anche sorridente, perché era tanto tempo che Pisa non viveva una giornata come domenica dal punto di vista sportivo un derby vinto, una bella partita ritornata la curva tanta gente nonostante eh, l'inclemenza del tempo hanno fatto sì di vivere una delle più belle giornate ovviamente degli ultimi anni sarà propedeutico per questo finale di campionato e per far capire alla società che certi errori si pagano e quindi non vanno più commessi non lo sappiamo, noi speriamo di sì certo il tempo lo, lo dirà ovviamente Pagliari è sul eh, come dire sul proscenio, ma è presto? Forse sì, forse no, lo verificheremo strada facendo. Certo il suo impatto è stato incredibilmente produttivo, diciamo così, perché poi... Facendo un'analisi più seria e più approfondita, questo allenatore ha cambiato, se non sbaglio, 6-7 undicesimi della formazione base messa in campo dal precedente allenatore Semplici e ovviamente non si parla di Stefano Coghi perché molti giocatori di questi ovviamente Stefano non li aveva mai visti. E quindi ha messo del suo, sia sul piano dei rapporti interpersonali con la squadra, sia col, col suo modo un po' scanzonato, da introverso ma molto deciso. Che lo si vede e lo si capisce anche attraverso le interviste. È un personaggio, è sicuramente un personaggio lo stesso Camilli proprio intervenendo a eccoci a Punto Radio, ha detto che è l'allenatore giusto. Eh, ha anche aggiunto che si sta come dire, sempre di più. Mh, avvicinando e quindi a essere coinvolto da questa nuova esperienza sportiva per lui e che soprattutto eh, lavora e lavoreranno anche per programmare al meglio il futuro. Ma ha sottolineato e questo credo che non si possa fare a meno di evidenziare che in questa società manca il padrone. Eh, lo si evince dal particolare che da me è stato sottolineato sull'ingresso delle persone che per motivi tecnici, un tornello, alcuni tornelli non andavano, praticamente rimanevano fuori c'era il portone che veniva con le mani premuto, addirittura c'era anche si sentiva il rumore addirittura dalla tribuna, sta di fatto che è arrivato Camilli, ha ordinato di aprire i cancelli e la gente è entrata dentro. E, sottolineando questo aspetto lui ha detto "Sì, ci vogliono gli attributi, eh, però ci vuole qualcuno che comanda, ci vuole un padrone". Il padrone poi è lui, poi di fatto, anche se ha, ha formalmente una quota di minoranza, quindi per certi versi è un'autocritica anche a se stesso, nel senso che certe cose devono essere veicolate, devono essere fatte senza dover sottolineare sempre che manca un padrone, visto che è lui, quindi di fatto si autocensura da questo punto di vista. Ma a parte questi aspetti, pensiamo alla partita di, di lunedì, perché il Pisa giocherà dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia, la semifinale con la Juve Stabia di Pierino Braglia. Eh, eh, giocherà lunedì a Benevento. C'è una festa padronale come se fosse Saraniere a Pisa, e quindi hanno chiesto e ottenuto di spostare la partita il giorno dopo alle 14.30. Ora, al Pisa serve continuità, una continuità che sembra che questa squadra eh, piano piano stia assumendo. Si ritrova anche serenità e psicologicamente si sblocca, e l'abbiamo visto sul piano anche della corsa: non è un problema fisico, è un problema mentale. Allora il Pisa può dar noi a tutti e come ha detto Indiani, e credo che l'abbia detto con sincerità, questa è una squadra da prime posizioni. Forse è troppo tardi, però magari finire un campionato in bellezza, questo sarebbe sicuramente bello. Alla prossima.